Let's do it! Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina italiana. Andiamo a fare uno spaghettino veloce veloce con dei gamberetti. Buoni, buoni, buoni. Allora, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare la nostra deliziosa, veloce, squisita ricetta. Pomodorini pachino o datterini, tagliati in cubettini, piccoli. Qua ci sono circa 120 grammi. Due spicchi d'aglio, ai quali abbiamo privato l'anima, quindi li abbiamo tagliati a metà e abbiamo tirato via quello che è il germoglio, ok? O l'anima. Dei gamberi, adesso qua ve li faccio vedere già puliti come devono essere, poi andremo a vedere come fare per pulirli, perché dovremo andare a eliminare quello che è l'intestino, che non si mangia nel gambero. Sale fino per la cottura, sale grosso per l'acqua, del pepe, del peperoncino, al gusto ovviamente, dell'olio extravergine di oliva. Qua abbiamo la parte del carapace, della buccia, no? Così detto in termine molto molto terra terra, del gambero, e ci servirà, sarà molto utile per la nostra preparazione. Del prezzemolo tritato, mezzo bicchiere d'acqua, ovviamente gli spaghetti. Allora, stiamo lì con la telecamera perché andiamo subito a vedere quelli che sono i gamberi quando li compriamo. Il gambero, anche quando noi lo compriamo, sia se ha la testa o senza testa, andiamo prima di tutto a eliminare per questo tipo di preparazione quella che è il carapace, in questa maniera. E poi vi faccio vedere un'altra cosa. Con un coltellino facciamo un'incisione nella parte della schiena di qua, perché andiamo ad eliminare quello che è, eccolo qua, guardate, si vede abbastanza bene, vedete, questo è l'intestino, questa è una di quelle parti che non si mangia del gambero, e voilà, questo si elimina. Ora il nostro gambero è pronto, pulito, per essere cucinato. Dentro un pentolino mettiamo lo spicchio d'aglio, un pochino di prezzemolo tritato, poi mettiamo quelli che sono il carapace dei nostri gamberi, se poi avete anche le teste è il momento giusto per andargliela a mettere dentro. E aggiungiamo dell'acqua, aggiustiamo quindi di sale, copriamo e mettiamo sul fuoco a bollire per almeno 5 minuti, dopodiché possiamo procedere con il resto della preparazione. Ora cominciamo a preparare anche il sughetto, quindi dentro la wok mettiamo l'altro spicchio d'aglio, ovviamente come vi ho detto prima privato di quella che è l'anima centrale, e il peperoncino al gusto ovviamente. Aggiungiamo quindi un filo d'olio extravergine di oliva e andiamo a mettere sul fuoco. Dopo aver salato l'acqua buttiamo quindi gli spaghetti. A questo punto l'aglio ha rosolato bene, quindi lo andremo ad eliminare e ci rimarrà soltanto il profumo dell'aglio. Aggiungiamo dunque i pomodorini. Dopo averli fatti saltare un po' li aggiustiamo subito di sale. Il sale si mette in diversi momenti della cottura. A questo punto nascerà quella che è la cosa più particolare. Andremo a recuperare questa sorta di fumetto delizioso. Per andare a inserirlo ovviamente lo dovremo filtrare. Quindi con un colino come questo ci aiutiamo e lo andiamo a filtrare. E voilà, guardate. Perfetto. Quindi continuiamo la cottura dei pomodorini. Se volete potete anche aggiustare con un pochino di pepe in questo momento. Aggiungiamo anche un pochino di prezzemolo e come vedrete il prezzemolo lo andremo a inserire in diverse fasi di cottura, cioè in diversi momenti, perché in relazione al tempo di cottura rilascia dei sapori diversi. Uno degli ingredienti fondamentali è anche il basilico, non ne abbiamo parlato prima perché non avevo il basilico fresco, ve lo dico adesso, insomma se volete fare bene questa ricetta dovete guardarla tutta.
ho preso del basilico che avevo congelato, sempre delle mie pianticelle, e lo andremo a mettere. I gamberi si metteranno dentro solo alla fine, perché il tempo di cottura del gambero è di pochissimi secondi, non più di 30 secondi. Questo è un altro segreto. Perché? Perché il gambero, se cucina di più, diventa duro e gommoso. E non è buono. Visto, la ricetta fondamentalmente è veloce. La pasta ancora, ancora manca un po'. Il sughetto qua sta andando benissimo. Guardate che meraviglia. Dai, quando la pasta è pronta, andremo a terminare il piatto e poi andiamo a impiattare. E intanto, salute. Ok. Uno. La pasta è praticamente pronta, quindi aggiungo subito i gamberi. Come vedrete, il gambero è cotto quando diventa bianco. Un pochino di acqua. Perfetto. L'acqua di cottura della pasta è fondamentale perché gli amidi permetteranno alla pasta di legarsi bene al sughetto e soprattutto permetteranno al sughetto di rimanere più cremoso. Andiamo dunque a inserire il basilico, l'ingrediente segreto della ricetta con l'ingrediente segreto. Lo lasciamo in foglia e aggiungiamo anche un po' di prezzemolo perché se lo tritate diventa amaro, in foglia rimane più dolce. È la magia, la magia. Olè. Fantastico. Ok. Andiamo dunque ad impiattare. Il profumo è fantastico. Mettiamo sopra anche un pochino del fondo, quindi della cremina, della tuccetta. Un pochino di prezzemolo e per chiudere il piatto, perché no, un pochino di olio extravergine di oliva. In tavola, è pronto? A mangiare? Fantastico, no? Guardate che meraviglia, è profumatissima, morbidissima, grattugiatissima, insomma, veloce. Avete visto? Il tempo di cottura della pasta abbiamo preparato già tutto quanto, quindi una di quelle ricette rapide e veloci che non potete sbagliare perché sono facilissime da realizzare. Va bene, dai, vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, guardate qui, perfetto, e soprattutto poi di seguire anche il mio sito, guardate qui. Perfetto, e tantissime belle cose, baci e abbracci, alla prossima video ricetta, e mo m'hai provocato, e io te magno. E certo, qualcuno deve pure sacrificarsi, eccomo qua. A ver. Sarà buono? Non lo so. Che delizia. Fantastico. Ciao, alla prossima. Buono, buono, buono. Ricco, ricco, ricco.